Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono finalmente tornata, ce l'abbiamo fatta e mi sono detta perché non ricominciare con i video con un bel novità trend mood. Quindi, visto che l'ultimo video trend mood che abbiamo fatto è stato un botto di tempo fa, direi che dobbiamo recuperare un pochino e quindi mettiamoci subito all'opera. Io sono già qui con l'iPad alla mano sulla pagina di trend mood e come al solito per questa tipologia di video mi sposterò da questa parte dello schermo così da potervi mettere di qua le cose che appunto vedo io dall'iPad. Ed eccoci qua, iniziamo subito col botto con Fenty Beauty che ha fatto per il quinto anniversario del brand un rossetto. Adesso devo capire un attimo: è un rossetto, soltanto un pack? Ah no, ok. Icon Case Refillable Lipstick. È soltanto la cover dei rossetti, quelli appunto sostituibili. Ed è tutta super brillantinata, è veramente bella. Cioè, secondo me è perfetta per un collector di Fenty Beauty. Comunque, di makeup in generale, perché cioè, è veramente un pezzo da collezione. Secondo me è un'idea molto carina, penso. Vedo che tra l'altro è super in edizione limitata, ci sono soltanto 100 pezzi. Non so neanche sinceramente se arriverà in Italia, anche perché penso che appena uscirà in 02 andrà sold out. C'è da dire anche che il prezzo non è tra i più accessibili perché costa la bellezza di 500 dollari. Ok, è fatta interamente di Swarovski, infatti si vedeva dal video, dalla foto, insomma, che si trattava di qualcosa di super brillantinato. Passiamo a qualcosa di decisamente più abbordabile. Parliamo di Kylie, che ha fatto una collezione a tema aperitivi, tipo vedo i bicchieri da martini. Tra l'altro ha anche i bicchieri da martini nella collezione, con cioè, tutti decorati a tema con appunto il suo brand e la sua collezione. Ha un duo con illuminante blush molto bellino, un lip oil o un lip gloss. Bello il pack con tutte le olive. Un set con tre matitoni labbra. Questo è un prodotto che non mi fa impazzire, i matitoni labbra, devo essere sincera. E la palette, bellissimo il pack con il bicchiere di martini. Ah, che bello! C'è tipo la parte sopra che si stacca. Ci sono anche i patch occhi con tutte le olive, sono carinissimi, veramente. Passiamo ora a Morphe con la collezione Holiday 2022. Vedo le due palettine, quelle da 9 cialde, che sembrano molto luminose. Ora, non so quanto magari le abbiano intensificate, però sembrano veramente carine. Entrambe molto easy, toni nude, una più marroncina, l'altra più rosata. Una grossa, gli unici pop of color sono un malva e due giallini. Un pulisci pennelli e il set di pennelli. I pennelli Morphe sono sempre molto molto validi. Sono molto attratta da questa palette di Trixie Mattel. È tutta super colorata, tutta neon e pastello neon. La trovo molto molto bellina. In realtà per il periodo non la vedo proprio azzeccata perché stiamo andando contro l'autunno, quindi la vedo molto più primaverile estiva, però resta di fatto che mi ispira tantissimo. Pack super power bellissimo. E vedo che proprio una collezione ci sono anche gli stickers e le ciglia finte e un lip gloss o un lip oil. Nuova collezione di MAC. Allora, ci sono 1300 cose in questa collezione. A me ovviamente casca l'occhio sul pack, quello con il mega fioccone, quello con la cialda, tutto in stile Bridgerton praticamente. Le palette occhi viste così non mi ispirano neanche un po'. Prodotti labbra sono tutti comunque rossetti, stick che anche se mi sto pian pianino avvicinando di nuovo ai rossetti in stick grazie ai Velvet Trap di Jeffree Star, resto comunque ancora più sul rossetto liquido. Comunque, no, beh, il pack delle palettine occhi è veramente bello, cioè lo prenderei soltanto per il pack perché è super carino. L'interno delle palette, come vi stavo dicendo poco fa, non mi ispira neanche un po'. Ma i rossetti, sapete che cosa c'è? Che più che altro non mi sembrano opachi perché i colori sono molto belli in realtà. Però, per mio gusto personale, appunto, se devo scegliere un rossetto in stick, lo prediligo matte. Perché altrimenti cremoso, non oso immaginare fin dove mi arriva. È super carino questo tipo bronzo dorato. Devo capire un attimo se si tratta di un rossetto vero e proprio, che sarebbe un po' strana come cosa. Ah no, ecco, infatti è un lip balm, almeno dovrebbe essere un lip balm, sì, pearlescente. E ok, così direi che ha senso, perché altrimenti avere sulle labbra colore pieno così un po' strano. Super carina la pocettina, penso che sia per il set dei rossetti.
Spaghetti, quella fatta con le perle, bellissima. E niente, secondo me come collezione natalizia ci sta tutta. Andiamo avanti e troviamo Essence, questo blush che sembra un gloss, dovrebbe cambiare colore. Ok, allora è trasparente, fatto esattamente come un gloss, però sì, dovrebbe essere un blush che cambia colore in base al pH della pelle. Non lo so, non mi ispirano mai troppo queste cose, perché voglio uno essere sicura del colore che vado a mettere, e di solito questi tendono sempre molto al fucsia, quindi in più è un prodotto liquido, diciamo, e sapete che per come faccio io la base, che vado di solito a mettere il blush dopo aver già settato il tutto, perché appunto li metto in polvere, dovrei metterlo per forza prima, altrimenti penso che andrebbe a separarmi la base e non è la cosa che più preferisco. Potrebbe essere carino sulle labbra, però anche lì di solito tendono molto al fucsia e non è assolutamente uno dei miei colori preferiti da indossare sulle labbra. Adesso voglio vedere se appunto va bene anche per le labbra. Sì, va bene per occhi, guance, labbra e naso anche. Ok. Quindi diciamo che va bene un po' per tutto. Ci può stare, secondo me, se si vuole stare magari struccati e utilizzare quello ovunque per avere un look comunque make-up, non make-up, molto naturale. Nuove Carnival, ok, l'hanno fatta in versione XL Remastered e piccolina. Io ho sia la Carnival 2 che la 3, mi pare. Cioè, mi sento questa di non volerla prendere assolutamente né la piccola ma neanche la grande. Cioè, sono la coppia spiaccicata di quelle due fuse insieme praticamente. Se non avete quelle, ok, assolutamente. Se avete già quelle, direi che no. Anche perché non so se hanno cambiato anche la formula, ma la qualità che hanno quelle è pazzesca. Quindi, sinceramente, non mi sento di prendere questo doppione. Allora, non ho ancora visto il brand, però mi sa di Besame, fammi vedere un attimo. Besame Cosmetics, esattamente, dai pack direi che è inconfondibile. Ha fatto una collaborazione con Disney, raga, anche questa stupenda, cioè la prenderei tutta solo per i pack, perché è bellissima, non c'è una cosa che dico non mi piace. Mi ispirano persino gli smalti, che sapete io utilizzo le tip che solitamente sono già preparate, però le poche volte che me le voglio colorare io ho tipo già una scatola di smalti, quindi direi che sono a posto per le prossime tra vite. Eppure mi ispirano, cioè sono belli, hanno dei bei pack, soprattutto quello con la mela avvelenata. La palette come colore non mi ispira più di tanto. Allora, io non ho mai provato il brand, quindi non so le polveri che qualità possano avere, però come pack è bellissimo, bellissimo, raga, è un libro, amo. E rossetti in stick forse sono l'unica cosa più easy, e stesso discorso per quelli di MAC, non sono proprio la mia cosa, ecco. Illuminante nel... no, vabbè, raga, l'illuminante a forma di conchiglia dentro un pack super luxury, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non è assolutamente il mio colore, almeno a vederlo così mi sembra molto scuro, però anche questa collezione lo prenderei all'istante. E l'anello che cosa dovrebbe essere? Tipo un lip balm? Fammi un attimo vedere. Ah no, è un profumo, infatti costa tipo $129, è un profumo solido e lo descrivono come un profumo floreale con note legnose. Non mi sembra molto la mia profumazione, meno male. Comunque sì, la cosa che effettivamente tra tutta la collezione mi ispira di più, che veramente prenderei anche solamente come vi stavo dicendo per il pack, è la conchiglia, che vedo che costa la bellezza di $225. Nuova palette di Urban Decay Naked Robin Eisenberg. Di solito la cosa che più mi attrae di queste Naked è il pack. Stavolta no, vi devo dire la verità, non mi ispira neanche un po'. A vedere le charlotte dall'interno, allora, dalla foto gli shimmer sembrano pazzeschi. Dovrei vederli dal vivo, perché non lo so, ma a me di solito le Naked non mi fanno impazzire. Io ne ho due, ho la Ultraviolet e la Naked Heat, e vi devo dire che non sono assolutamente tra le palette che utilizzo più spesso, soprattutto la Ultraviolet, che magari con la Heat ci puoi fare anche comunque un make-up bello strutturato, bello intenso. Con la Ultraviolet ci sono dei colori che comunque ci starebbero benissimo per fare dei look extra, però al contempo mancano quelli per andare a completarlo. Ci sta come palette
a supporto di un'altra. Anche qua vi devo dire la verità, vedo dei bei colori anche scuri, ma shimmer. Un opaco scuro secondo me è indispensabile in una palette. Sono uscite tante di quelle novità, raga, sto notando che veramente andrai avanti per secoli. Dai, direi di vedere un attimo l'ultimo prodottino per il video di oggi, che sono due Jelly Lip Melt di Tony Moly, uno al gusto Candy Cane. Sono tipo dei budini labbra idratanti, sì, plumping and hydrated, ok, glossy finish, nutrienti, va bene. Allora, sono super carini, che sembrano due budini, e uno ha la profumazione di Candy Cane. Raga, di Candy Cane, sapete la mia ossessione quasi malata per il Candy Cane. E l'altro sa di gingerbread, si chiama Ginger Snap, ma penso che sia gingerbread. E niente, sono super carini, ovviamente mi ispirano, ovviamente quello al Candy Cane in particolar modo. Dai, scherzavo, ultimo prodottino, facciamo questo di Too Faced, che è una cosa che io ogni anno aspetto con tantissima ansia. Ora appunto non vedo l'ora che esca, e sto parlando della collezione autunnale barra delle feste. Quest'anno è composta dalla palette e dal rossetto liquido. Io ovviamente sto puntando il rossetto liquido perché sapete che li colleziono. Ah, il colore sembra molto bellino, sembra veramente bello, particolare, diverso dai soliti. Innanzitutto noto che hanno cambiato il pack quest'anno per la prima volta in cartone, di solito è sempre stato in latta e io lo amavo il latte, era veramente carino secondo me, non so se l'hanno fatto per una scelta ecologica, può essere. Comunque è molto bello anche questo qui in cartone. I colori, raga, di queste palettine che fa ogni anno Too Faced sono sempre molto 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 simili, nonostante la trovo molto bellina, perché secondo me è super carina, però veramente è super simile alle altre. Il nome della collezione è comunque Pumpkin Spice Second Slice, perché se vi ricordate bene, non l'anno scorso ma l'anno prima ancora, era già uscita una collezione che si chiamava Pumpkin Spice. Veramente io vorrei tantissimo commentare altre novità con voi, la collezione di Jeffrey, la collezione Scandalo di Fenty Beauty con MasterChef, però vedo che appunto sono tutte uscite di agosto e non sono più proprio delle mega novità. Fatemi sapere qual è tra tutte queste cosine il prodotto che magari vi ispira di più, quello che magari vorreste anche provare. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Vi ricordo come al solito di andare a dare un'occhiata giù nell'info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!